Si è celebrato oggi il 75esimo anniversario della strage di Partinico scaturita dall'assalto alla Camera del Lavoro della CGIL. Quel terribile giorno del 1947 vennero uccisi Giuseppe Casarubea e Vincenzo Lo Iacono. Questa mattina è stata deposta una corona di fiori sul luogo dell'eccidio in Corso d'Emilia a Partinico, all'angolo della via Fratelli di Liberto. Intervenuti diversi sindacalisti, rappresentanti della Commissione straordinaria del Comune Partinicese e alcuni parenti delle vittime. Sono passati 75 anni, ma noi come CGIL non dimentichiamo i nostri martiri, perché i due Casarubea e Lo Iacono per la CGIL sono stati due martiri per la democrazia. Difatti da lì è partita una nuova era per quanto riguardava questo territorio, a partire dalla, subito dopo l'ingresso nella loro Camera del Lavoro di Turiddu Termine. C'era stato successivamente, poi qualche anno dopo, il famoso sciopero alla rovescia, l'inserimento di Danilo Dolci in questo gruppo che ha creato ulteriore lavoro, a partire dalle idee per la costruzione dell'addicaiato, la canalizzazione dell'addicaiato. Ecco, questo che noi stiamo ricordando oggi è proprio l'inizio di tutta quella attività che si è costruita successivamente. Oggi cerchiamo di ripartire, perché oggi siamo in uno stato di totale abbandono. A Partinico non funziona più l'ospedale. Io avevo quasi 5 anni, abitavamo in via Zangara 14 e venivo qua raramente io, piccolino, portato da mio padre, ma da quei tempi, a quell'età, si camminava soli anche per le strade. Ricordo il fatto, creò molta emozione a casa nostra. E io e mio fratello, più grande di me, venimmo portati via dalla casa per dormire lontano, e venimmo portati a dormire in campagna. Ricordo che era tempo di trebbiatura e dormimmo per alcuni giorni in un pagliaio. Da Colla Geraci, se lo ricordate, è un nome importante, che aveva questa motocicletta con la falce e il martello rosso piantata sul parafango anteriore. L'emozione in casa fu immensa, senza dubbio, e l'attenzione di mio padre si dedicò a uno dei figli, al figlio di uno dei morti, Casarubea, il quale venne assistito durante tutta la sua carriera scolastica e universitaria, e poi anche per raggiungere la posizione di preside della scuola media di Borgetto, che mio padre era un funzionario della pubblica istruzione. Tanti sindacalisti hanno perso la vita per difendere il lavoro, ma soprattutto per difendere la libertà. Perché il concetto di lavoro e legalità è fondamentale per dare dignità alle persone. Soltanto con lavoro la persona può essere veramente libera, affrancarsi e sapere dire di no ad altri tipi di richieste. Per questo oggi più che mai è importante ricordare queste persone, non perderne la memoria, perché queste persone hanno avuto il coraggio di non voltarsi dall'altro lato in un momento in cui era veramente difficile difendere i diritti dei lavoratori.